Buonasera telespettatori, bentrovati con la rubrica Star Bene in TV. Oggi in mia compagnia c'è il professor Marco Confalonieri, direttore della struttura di pneumologia. Buonasera, anzi. Buonasera. Grazie per essere qui con noi. Dunque, oggi parliamo di malattie broncopolmonari croniche. Un argomento quanto mai anche delicato, insomma. Che incidenza abbiamo nella nostra città in Ma questo? è una delle malattie che, un gruppo di malattie che hanno il maggior peso sulla sanità. Innanzitutto perché è ai primissimi posti, primo, secondo, terzo, secondo le codifiche dei ricoveri ospedalieri e poi di conseguenza c'è anche tutta una serie di persone che poi, al di là del momento acuto, hanno problemi legati a questo tipo di patologia dell'apparato respiratorio, che come sappiamo è un apparato molto importante perché ci fa tenere in vita. Quando inizia ad alterarsi, questo può essere legato a vari fattori, per cui anche l'età comporta ovviamente delle problematiche che vanno curate, altre problematiche che vanno prevenute. Quindi c'è un grosso peso. Si pensi che l'anno scorso ci sono state 44.396 visite ambulatoriali, prestazioni ambulatoriali per questo tipo di patologie, quindi un grosso numero. Come si affrontano, nel senso, la prevenzione che si può, vivendo in un ambiente inquinato ovviamente, è chiaro che ci sono fattori che non dipendono da noi stessi, come possiamo prevenire questi tipi di patologie, diciamo? Ci sono diversi fattori che possono influire negativamente, molti si conoscono, sono il fumo di sigaretta, l'inquinamento atmosferico. Poi bisogna tenere presente che con l'avanzare dell'età il decadimento delle funzioni respiratorie va di pari passo con il decadimento anche del funzionamento del nostro organismo, per cui l'attività fisica, l'alimentazione, tutte quelle cose positive che ci fanno star meglio vanno bene anche per l'apparato respiratorio, però anche bisogna tenere presente, è importante predisporre dei servizi sanitari che aiutino le persone a curarsi e curarsi meglio. Allora, la malattia più diffusa è la BPCO, broncopneumopatia cronica Sì, ostruttiva. è un termine Paroloni, molto lungo, di che cosa si tratta? BPCO ci aiuta a tenerlo più unito e più facilmente ricordabile, e soprattutto è noto anche come enfisema polmonare, anche se questo è un termine limitativo dal punto di vista scientifico. Si tratta di una ostruzione delle vie aeree, cioè una limitazione al passaggio di aria nelle vie aeree, nei polmoni, che rende via via sempre più difficoltosa la respirazione. Un'altra cronica, leggo tra gli appunti, è la diffusione, l'asma Sì, bronchiale. l'asma bronchiale colpisce diverse fasce di età, ovviamente è molto diffusa anche in età pediatrica, a volte poi dopo può essere superata con la crescita e tornare ad essere presente nell'età media, intermedia e avanzata. Ci sono pure altre persone che iniziano a essere asmatici, diciamo, pur non essendolo mai stati prima. Nei casi più gravi, quanto è difficile riuscire a operare il medico? Qual è la più grande difficoltà nei più gravi casi per Ma intervenire? i casi più gravi sono quelli che poi portano il paziente ad essere ricoverato acutamente in ospedale. Per questo è importante anche ad avere un certo tipo di servizi che possono aiutare il medico di medicina generale e poter intercettare sia il paziente che viene ricoverato in ospedale e poterlo, diciamo, trattare anche con vie alternative a quelle del ricovero, sia anche tenere presente la possibilità di fare da supporto per le persone che hanno i gradi di severità della malattia maggiore e quindi possono beneficiare di un approccio specialistico. Poi lei ha detto che ovviamente sono anche fattori che incide molto l'età, in età avanzata. Questo vale per tutte le patologie croniche del cuore, le patologie croniche del sistema nervoso, le patologie croniche respiratorie, le patologie croniche del metabolismo, pensiamo al diabete, insomma c'è tutta una serie di patologie che poi incidono cronicamente sulla salute delle persone che sono più frequenti, lo sappiamo, in età avanzata o anche diciamo, intermedia, comunque iniziano a farsi presenti nella popolazione al di sopra dei 50 anni, 45 e in su.
Malattie croniche invece molto diffuse, malattie broncopolmonari croniche diffuse tra i giovanissimi invece, per L'asma esempio. bronchiale, come dicevamo prima, questa ha come principale causa l'allergia, ci sono diversi tipi di allergia, può essere ovviamente peggiorata da fattori come il fumo e l'inquinamento atmosferico, anche l'asma bronchiale, però la principale condizione che porta le persone a soffrire di asma o avere ricorrenti problematiche di respiro legate all'asma è proprio la ipersensibilità, quindi l'allergia a diversi sostanze. Per esempio, non so, per chi ha queste malattie croniche, che difficoltà, ha nel praticare sport? Gli atleti potenziano il proprio apparato cardiocircolatorio, facendo sostanzialmente esercizi cardio. Per chi soffre invece cronicamente di queste malattie, è preclusa tale attività? Assolutamente no, noi abbiamo tanti campioni olimpionici che, stiamo parlando dell'età dell'asma, che sono asmatici, si curano bene l'asma e questo non gli impedisce di avere prestazioni di altissimo livello e vincere medaglie olimpioniche. Certamente poi ciascuna età ha le sue esigenze. Di attività fisica nelle fasi più avanzate, soprattutto per quanto riguarda la BPCO, è importante anche per le nostre malattie un approccio riabilitativo. Per questo noi abbiamo una palestra di riabilitazione pneumologica all'Ospedale Maggiore ed è importante sviluppare, speriamo di poterlo sviluppare con il centro pneumologico territoriale, anche un approccio riabilitativo anche a domicilio per molte persone che soffrono cronicamente di queste malattie, in modo simile, ma ovviamente con delle differenze rispetto alle patologie croniche di cuore. Allora, lei ha anche organizzato un Peresof 2020, poi Trieste Città della Scienza, adesso c'è Trieste Next, insomma, quindi sta imperversando questa cultura scientifica. Finalmente anche Trieste già da anni si è aperta a certi temi e lo fa sempre di più. In che cosa consiste questo tavolo organizzato Peresof 2020? Una tavola rotonda che vedrà diversi partecipanti, vari rappresentanti del mondo del. Diciamo, innanzitutto stiamo parlando di malattie, quando parliamo di malattie parliamo di medicina, dobbiamo pensare alla base scientifica che ci porta a curare di volta in volta con strumenti migliori queste malattie. Per fare crescere la scienza c'è bisogno della ricerca, c'è bisogno della ricerca anche a Trieste, noi sappiamo che abbiamo tante risorse da questo punto di vista, ma il futuro che è già iniziato in molti posti è quello di creare dei campus biomedici. I campus biomedici mettono insieme l'assistenza ospedaliera di alto livello, la ricerca scientifica con istituti di ricerca scientifica, pensiamo a Trieste, cosa vuol dire avere un istituto importante e ben attrezzato come l'ICGB, fino a poco tempo fa diretto dal professor Giacca, attualmente diretto da Banks, che è un eminente scienziato di origine inglese. L'ICGB, l'International Center for Genetic Engineering, collabora con molti centri, collabora innanzitutto con la cardiologia, ma collabora anche con la pneumologia e con altri centri di catenaria. Mettere insieme didattica universitaria, ospedale, assistenza di alto livello e insieme anche la ricerca può portare dei miglioramenti a tutta la popolazione nella cura delle malattie e anche a favorire che i migliori medici possano rimanere a Trieste invece che di andare da altre parti. Quindi la creazione di un campus biomedico a Cattinara è un elemento importante per il futuro e il progresso di questa città. Per questo, insieme con il rettore, il direttore del Dipartimento Universitario, il professor De Manzini, il rettore appunto, il professor Di Lenarda, il professor Sinaga e anche rappresentanti di centri stranieri, tra cui il nostro triestino Piero Carninci, che è stato chiamato da molti anni in Giappone e adesso verrà a lavorare a Tecnopol a Milano, che è un altro campus biomedico, parteciperanno a questo incontro che avrà appunto come focus, come argomento, il campus biomedico. Professore, in termini di ricerca in Italia, a Trieste, come siamo messi su questo settore, sulle malattie broncopolmonari?
Diciamo che si sono fatti dei grossissimi passi avanti, sicuramente pensiamo al tumore del polmone, pensiamo anche alla stessa BPCO che solamente una ventina d'anni fa non aveva farmaci a disposizione per essere curata, e ci sono molti più mezzi per poter curare queste malattie, ma ovviamente non dobbiamo accontentarci, dobbiamo cercare di partecipare a questa ricerca anche qui da Trieste ed è quello che stiamo facendo adesso recentemente, grazie a un generoso supporto della Fondazione Cassa Risparmio di Trieste, abbiamo condotto un'importante ricerca con il CGB che verrà pubblicata su un'intervista, sta per essere pubblicata su una rivista internazionale che può aprire delle nuove speranze per una malattia importante e grave come la fibrosi polmonare. Lei ha detto che sono stati fatti molti passi avanti, ma da persona che non è del settore ho sempre sentito dire, no, che il nostro paese, l'Italia, anche il Friuli Venezia Giulia è virtuoso anche per tante cose, ma proprio noi abbiamo un ottimo sistema sanitario in confronto di molti altri Certo. paesi. È così, quindi? Sì, però dobbiamo anche tenere presente che purtroppo molti validi ricercatori emigrano, vanno in altri paesi perché non trovano qui un substrato, la possibilità di poter esprimersi al meglio come si possono esprimere in altri paesi, pensiamo agli Stati Uniti, in Gran Bretagna. Diciamo che a Trieste ci sono come una congiunzione astrale piuttosto favorevole che porta a sì che ci sono in media più centri di ricerca importanti anche in campo biomedico rispetto ad altre città italiane, ma soprattutto se la cittadinanza e la politica riusciranno ad aiutare questo, il centro di Trieste potrà essere diciamo al passo con i migliori centri italiani, ovviamente tenendo insieme, come dicevamo prima, la ricerca con l'assistenza ospedaliera. Quindi, possibile fare ricerche in Italia? Difficile, nel senso che i ragazzi, sono, i ragazzi, le persone che operano in questo campo, che vogliono essere ricercatori, sono quasi costretti a emigrare in certi Potenzialmente casi? però a Trieste abbiamo più chance che in altre città. Cerchiamo di mantenerle, cerchiamo di svilupparle. Io ho uno dei motivi, io non sono triestino, prima di diventare triestino ormai da 19 anni lavoravo a Bergamo, uno dei motivi per cui sono rimasto e voglio rimanere a Trieste è proprio la possibilità da medico di poter partecipare alla ricerca, una ricerca importante qui a Trieste più che in altre città d'Italia. Ovviamente bisogna fare in modo che questo sia ancora più possibile nel futuro e non perdiamo, diciamo, il passo con chi va più veloce. E collaborazioni e sinergie anche con altre Certo, strutture, anche straniere. noi collaboriamo in effetti con dei centri americani in particolare, sia l'Università di Boston che l'Università della Pennsylvania e la Temple University, che sono entrambe due grosse università americane di Filadelfia. C'è un mutuo scambio di collaborazioni C'è un e informazioni. mutuo scambio di informazioni, condivisione di dati della ricerca ed elaborazione di nuove ricerche che spero che potrà andare avanti e che fino adesso ha portato sicuramente dei buoni risultati. Dove vede un possibile traguardo futuro in tal senso? Adesso, parlando adesso delle malattie broncopolmonari croniche, abbiamo parlato di ricerca. Cosa serve per fare quel passo in più per essere ancora più innovativi? Cosa Beh, manca? bisogna intercettare quelle che sono le ricerche più innovative. Adesso noi sappiamo che il polmone non è un tessuto che rimane in modo inerte, ovviamente invecchia, ma possiamo intervenire su questo invecchiamento. C'è sempre più interesse su quelle ricerche che possono migliorare l'invecchiamento cercando di intercettare la degenerazione dei tessuti con particolari tecniche che adesso non spiego per motivi diciamo, di tempo e di semplicità, ma vi faccio solamente un esempio che è quello che la ricerca che abbiamo pubblicato con la Fondazione Cassa Risparmio di Trieste, praticamente sono state prese delle cellule da un polmone che sarebbe stato altrimenti buttato, quindi da polmoni che dovevano essere trapiantati e quindi ovviamente il soggetto che arriva con una malattia molto avanzata prende dei polmoni nuovi e quelli suoi malati è ormai diciamo, non più utilizzabile anche dallo stesso individuo,
possono essere utilizzati nella ricerca e si è visto che utilizzando particolari molecole, si chiamano microRNA, dei particolari acidi nucleici che non partecipano alla produzione di proteine ma possono interferire sull'espressione genica, si può cambiare il destino delle cellule che sono esauste, che non sono più funzionanti, e farle funzionare come potevano funzionare un pochettino prima. Ovviamente questi sono degli studi preliminari, ma molto promettenti perché ci fanno intravedere delle possibilità che prima non si pensava. Come si pensava, quando il polmone si degenera non c'è più nient'altro che fare palliazione, che fare assistenza passiva. Invece no, la ricerca che sta andando avanti adesso è la ricerca contro l'invecchiamento delle cellule per cercare di rallentarne l'evoluzione e potenzialmente anche di cambiarne in parte il destino. Quindi, come diceva lei, è un problema di degenerazione dei tessuti, Che può sostanzialmente. essere, diciamo, questo è una grossa ricerca che va avanti in tanti paesi, che può essere cambiata, in qualche modo modificata. Ovviamente non è che stiamo parlando dell'elisir di lunga vita, stiamo parlando però di poter invecchiare meglio conservando al meglio il funzionamento dei nostri organi. Quindi ricerche che vanno in questa direzione e che cercano di trovare farmaci ed interventi che vanno in questa direzione sono da aiutare, secondo me, e auspicabilmente ci si aspetta dei risultati che ci facciano trattare in un prossimo futuro meglio queste malattie. Lei da quanto opera, da quanto si trova in questo settore? Io veramente lavoro nel campo della pneumologia da parecchi decenni. Sono a Trieste dal 2000, quindi ormai sono 19 anni. Sì. Qua a Trieste che opera. E quindi in questi 19 anni ha visto l'evolversi Io ho del. visto diversi miglioramenti. Tenete presente che quando sono arrivato c'era ancora un ospedale che diciamo era vetusto, era uno degli ultimissimi rimasti in Italia, da altre parti erano già stati smantellati, che era un sanatorio, e ovviamente il sanatorio è pensato in un'epoca in cui la tubercolosi non aveva farmaci che potevano essere curati. Adesso la tubercolosi si cura con pastiglie e non con mezzi coerenti come potevano essere la chirurgia o il pneumotorace medico. Quindi i passi avanti, per esempio, nel settore della tubercolosi sono molto evidenti a tutti. Certo. Certamente c'è stata anche recentemente quell'epidemia che ha coinvolto alcuni casi pediatrici, però si è visto come è stata prontamente arginata e diciamo, quello che era una malattia che faceva paura, poi è stata contenuta e non si è diffusa all'interno della popolazione. Ormai i casi triestini sono sicuramente non tanti, ce n'è qualcuno in più, diciamo, di importazione, ma insomma è un tipo di patologia che si può curare e si può contenere, non c'è più bisogno di ospedali dedicati solo a questo. Prima che una malattia diventa cronica, il paziente da cosa se ne accorge? Quando è che si supera quella soglia per cui, una malattia diventa, bisogna prendere in mano sostanzialmente, rischia di diventare cronica e di Diciamo, da conseguenza. medico io dico, senza entrare nell'ipocondria, per cui sembra tutto malattia e anche quello che non è, però se uno stava bene e inizia ad avere dei disturbi che prima non aveva, è sempre prudente. Comunque la nostra medicina è una medicina che cerca di intervenire piuttosto che aspettare che il danno sia prolungato e abbia dato degli esiti, per cui la risposta è non spaventarsi, ovviamente, se uno ha dei colpi di tosse in seguito a un raffreddore, a un evento acuto che si risolve in pochi giorni, però se c'è una tosse che non passa, se ci sono altri sintomi che prima non si Se vedo sentivano, che c'è qualcosa di prolungato, un po' beh, insomma, strano rispetto al normale, allora diciamo, chiaramente. si dice tosse cronica quando dura da più di 8 settimane, Ah. ma insomma 2 mesi di tosse dovrebbero Campanello comunque d'allarme. fare a pensare che bisogna fare degli accertamenti, ma questo ormai, insomma, la maggior parte delle persone hanno questo tipo di atteggiamento. Ok, allora il tempo sta volando, però un'ultima domanda, una curiosità in realtà. Questo approccio tramite la ricerca, tramite gli interventi e anche la scoperta di farmaci, che tipo di approccio? È un approccio disteso verso
io devo scoprire quel tipo di farmaco che potrebbe risolvermi prima il problema, oppure, come diceva lei prima, si lavora molto di più sull'evitare che i tessuti invecchino e quindi. Cioè, Ci sono diversi tipi di approccio. C'è un approccio di tipo sanitario che adesso si sta cercando di attuare con il centro pneumologico territoriale, che vuol dire l'ospedale, cioè la parte diciamo più specializzata, più attenta all'evoluzione della ricerca e delle conoscenze, intercetta precocemente i pazienti, cerca di andare verso il territorio, verso dove le persone vivono, e quindi questo è quello che si vuole fare sulla scorta dell'esempio del centro cardiovascolare ideato dal professor Camerini, poi continuato da Sinagra e ora da Andrea Di Lenarda, con un'attività innovativa di tipo sanitario. Mentre per quanto riguarda gli aspetti della ricerca, bisogna tenere presente che oggi la ricerca non è che viene fatta solo dal medico. Io, per esempio, sono anche un componente dei docenti del dottorato di ricerca in biomedicina molecolare, e lì ci troviamo insieme biologi, biotecnologi, scienziati di varie discipline. La ricerca di oggi non è più solo medico o solo clinica, ma deve essere per forza multidisciplinare. Questo in tutti i settori, ovviamente, non è esclusa la medicina. Certo, bene, allora siamo giunti in conclusione di questa puntata di Star Bene in TV. Io ovviamente ringrazio Marco Confalonieri, il professore, per essere stato con noi, direttore della struttura di pneumologia a Trieste, e quindi adesso vi lascerò al resto della vostra serata augurandovi un buon proseguimento e vi ringrazio per averci seguito.